Oggi invece Zandegu, insomma, quasi 2 anni di distanza, è una realtà ed è la prima e più giovane casa editrice italiana. Chi si rivolge a te, e attraverso quale canale fondamentalmente ti arrivano i testi che poi tu ovviamente deciderai di pubblicare? Sì, la maggior parte delle persone che mi scrive ha tra i 25 e i 35 anni, quindi più o meno anche il target a cui si rivolge Zandegu, perché i nostri libri sono più o meno per tra i 20 e i 40 anni il nostro target di riferimento. Sì, il canale attraverso il quale mi scrivono è sempre internet, quindi i manoscritti arrivano fondamentalmente via email, o perché hanno visto qualche intervista o hanno letto sul giornale e quindi hanno guardato il sito e il blog. Internet è un Sì. veicolo preferenziale, poi ti arriverà anche roba via posta, Sì, immagino, ma molto cose meno. meno. La Ok. maggior parte dei manoscritti mi arriva via email. La posta è proprio poco usata. Poco utilizzata. Sì, sì. Zandegu è però una casa editrice classica, quindi pubblica su carta. Qual è il tuo rapporto, il vostro rapporto con il web e l'editing appunto che passa attraverso il web? Sì, Zandegu è una casa editrice tradizionale, è vero, però facciamo un utilizzo abbastanza massiccio del web, innanzitutto per la promozione dei nostri libri attraverso il sito, il blog e poi la promozione degli eventi tramite una banale mailing list, insomma. Da questo punto di vista internet è proprio fondamentale per raggiungere la maggior parte delle persone. E poi comunque ci sono un sacco di blog molto molto interessanti e a me piace monitorare la rete alla ricerca di scrittori validi. Ci sono moltissimi siti di narrativa, riviste online che sono davvero una fonte preziosa di autori in cui andare a guardare per cercare i talenti da pubblicare. C'è una scrittura che è interessante per Zandegu, quella dei blog, quella dei canali che si muovono sul web 2.0. Ma direi di sì, perché Zandegu, vabbè, pubblica narrativa surreale, quindi storie decisamente buffe e divertenti. In più una componente dei nostri libri è il linguaggio molto fresco, giovane, veloce, quindi forse in questo può assomigliare al linguaggio utilizzato sul web. Metà aprile, data importante, esce un nuovo libro per la casa editrice Zandegu. Sì, esce La luna è girata strana di Simone Rossi, un 26enne di Forlì. Il libro è un romanzo di viaggio e racconta l'esperienza dell'autore in Etiopia lo scorso anno. È un romanzo davvero molto toccante e poetico, ma anche divertente, fa proprio riflettere con un sorriso. E magari a qualcuno può sembrare che il tema Africa-Etiopia sia troppo pesante, invece è stato trattato con leggerezza, ma grande sensibilità ed è davvero un libro molto molto interessante.